Fabio Di Lorenzo è stato schiacciato da un'auto che gli è volata addosso, era rimasto in strada a controllare il mezzo di cui era l'autista. Alessandro Manuelli e Corrado Baldassarri al momento dell'esplosione erano appena scesi dall'autopompa, sistemavano le tubazioni, anche su di loro le auto sono piombate come proiettili. Danilo Di Veglia e Sirio Corona erano appena entrati nell'edificio, gli sono crollati addosso i solai degli appartamenti sovrastanti. Il racconto è quello fatto subito dopo l'esplosione dagli stessi vigili del fuoco del Dipartimento Nomentano intervenuti per soccorrere i colleghi. È il 27 novembre 2001, da giorni, vicino al numero 32 di via Ventotene a Roma si sente un forte odore di gas. A intervenire sul posto sono i vigili del fuoco della squadra che ha preso servizio alle 8 del distaccamento 6A Nomentano. L'origine della fuga di gas non è ancora certa quando alle 9:27 una violentissima esplosione travolge tutto il piano inferiore della palazzina, devastando buona parte della piccola strada nel quartiere Valmelaina. Di Lorenzo, Di Veglia, Corona muoiono sul colpo. Manuelli, portato all'ospedale Sandro Pertini, si spegne il 2 dicembre. Con loro perdono la vita quattro civili.